Olio. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera Ciao, buonasera a voi e a tutti gli radioascoltatori. a te. Allora, in questo momento dove ti trovi? In questo momento mi trovo a casa mia a Reggio Emilia. Oh, Non a sono mai Reggio stato in Emilia. Emiliano. È una regione che amo perché lo sono anch'io, Emiliana, lo sai? Ah, no, non lo sapevo. Ah, ecco. Ok. Allora, noi siamo qui in diretta per parlare un po' di te. Diciamo che tu sei un musicista che nasci negli anni 60 ascoltando la musica dei Beatles e dei Rolling Stones. E poi, insomma, nasce negli anni 80 un gruppo che diverrà famoso soprattutto negli USA, i Change. Ce ne parli un Certo. po'? Sì, guarda, una piccola premessa, io questi musicisti con cui ho collaborato e con cui abbiamo formato il gruppo Change, li avevo conosciuti nelle balere, perché io suonavo nelle balere negli anni 70, fine 60-70, perché non esistevano né discoteche né disc jockey. Quindi questi musicisti li ho conosciuti nelle balere, suonando insieme. E niente, sto parlando ovviamente di Mauro Malavasi e di Davide Romani, con cui poi abbiamo creato questo gruppo, che era un gruppo poi fantasma, cioè noi eravamo musicisti italiani che però volevamo Facevano creare musica inglese, americana, sì, noi, americana. sì, no, il nostro indirizzo era proprio, infatti poi, visto che le cose stavano venendo bene, eravamo soddisfatti, abbiamo preso sulla valigetta e siamo andati in America a far cantare ai coristi e Beh, diciamo cantanti una bella americani. soddisfazione. Poi io devo dire che questo gruppo, Change, ottiene un disco d'oro con l'album The Glove of Love. Ma qual è stata la prima emozione? Beh, la prima emozione è inimmaginabile per chiunque, perché quando ti arriva la notizia e quando ti portano il disco d'oro a casa, È una bella emozione. beh, direi proprio di sì, no, soprattutto è una bella soddisfazione, anche perché, sai, cioè, tu parti dall'Italia e non sai dove vai a finire a cosa vai incontro. E quindi, cioè, noi siamo arrivati a New York con le valigette, adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Abbiamo organizzato queste, tra l'altro. Tra i coristi ancora sconosciuto c'era poi un cantante che è diventato famoso, che era Luther Vandross, fra l'altro, che cantò poi The Glove Ascolta, tu hai collaborato con dei grandi della musica, hai collaborato con Eros Ramazzotti come session man dal primo disco Cuori Agitati, l'album che contiene il brano che lo ha lanciato Terra Promessa, poi hai conosciuto Massimiliano Pani, quindi hai cominciato una lunga collaborazione con Mina e poi nell'85 Claudio Baglioni ti chiama per il tour La vita è adesso e da lì nasce un rapporto di collaborazione e fiducia. Io adesso ti chiedo cosa ti hanno insegnato questi artisti e cosa ti hanno lasciato dentro? Allora, guarda, ogni artista, È a di sé. cui tu... No, no, non è a sé, nel senso che ogni artista che tu hai citato, diciamo che intanto sono tutti grandi artisti e quindi anche la collaborazione, solo la collaborazione, anche solo come chitarrista, È un cioè, onore. è un onore, esatto. Direi che ognuno, sì, ognuno ti lascia ovviamente che fa un pezzo della propria vita e tu lo prendi come proprio insegnamento. E, comunque, oltre che grandi artisti, quindi anche insegnarti il mestiere, insegnarti nel Dare dei senso consigli. esatto, consigliarti, eccetera, eccetera, ti danno. Molta, cioè, ti danno molto anche per Sicurezza quanto riguarda la anche. vita, no, anche per quanto riguarda la vita, perché oltre a essere grandi artisti sono anche grandi persone. Quindi io, quando mi sono trovato faccia a faccia con questi artisti per la prima volta, anche intimorito ovviamente, perché però sai, un po' di faccia tosta comunque non fai mai No, male. No, assolutamente. è comunque anche ovviamente poi anche capacità, però ti accorgi e ti rendi conto che sono grandi persone perché fanno di tutto per metterti a tuo agio, di modo da ottenere poi magari anche il meglio da te. Certo. Però sono esperienze che sono indimenticabili, infatti io voglio dire,
ci cammino ancora sopra a queste esperienze. Hanno lasciato una scia. Ascolta Paolo, io interromperei un attimino, poi ovviamente dobbiamo entrare nel vivo di questa intervista, il motivo è il tuo nuovo album, però prima di parlare di questo io ti pregherei di restare con noi perché facciamo ascoltare dall'album E sia così, quindi rimani con noi, tra un po' parleremo di questo tuo nuovo album E sia così. Perfetto. Paolo Giannoglio, resta con grazie. Noi grazie. Parole inventai, parole da un battito del cuore, che cerca istanti senza giudici né colpevoli, parole dolci da sbriciolare, da risalare, da salire il tempo nella fantasia che ha perso l'anima e che annega nella via, nell'abitudine e solitudine. Amo la verità come senso del una strada davanti a un sé, certo che sia un crocevia che mi lascia un'immagine, che sia così o così, sia come cruda follia. Ah, amo la vita com'è, è una preghiera se c'è, sono solo un uomo che è solo sia come dolce armonia, parole che mi incantano per rinascere, parole di una poesia che brilla, che l'ignoranza non può mai spegnere. Combatteremo per la fede noi che camminiamo, storia di eroi, creature semplici, siamo così fragili, il coraggio ci sorprenderà, siamo come angeli che voleranno via. Siamo la libertà che dà un senso all'eternità. Io leggo la vita, una strada davanti a noi, nostro destino di un poi. Tu mi lasci un'immagine che sia così o così, sia come pura follia. Amo la vita con che c'è, sono solo un uomo che solo davanti a te cerca illusioni o magia, queste immagini lasciano che sia così o così, tu come dolce armonia, parole che mi cercano per portarmi via. Il tempo dimentica l'amore, ma il vento mi riporta al tuo cuore. Che sia così vorrei che sia l'amore, e sia così.
Una canzone meravigliosa, questa dal titolo e sia così, la voce di Paolo Gianolio. Paolo, questa secondo me è una sorta di preghiera dedicata alla vita, ma è davvero che ti tocca il cuore questa canzone, complimenti, è molto molto bella, complimenti. Allora, il tuo ultimo album, il tuo ultimo lavoro si intitola Euritmia, dal quale album appunto abbiamo tratto questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Sì. Allora, Euritmia di Paolo Gianolio è un progetto musicale che, a differenza dei due tuoi precedenti lavori, ti porta a scoprire e sperimentare due nuovi strumenti, la voce e le parole. Questo album contiene 9 brani, di cui 5 cantati e 4 praticamente strumentali. Adesso mi parli un po' di questo album, però io ti chiedo, Euritmia, da quale idea nasce? Ma il termine euritmia, guarda, ti dico subito che nasce, era un'arte dei primi del Novecento, che si proponeva di visualizzare parole e musica, e quindi l'ho trovato, mi ha ispirato subito per prenderlo in prestito e dare il titolo all'album. Ascolta, come mai hai voluto inserire 4 brani strumentali? Allora, io devi sapere che prima di questo album ne ho fatti 2 in precedenza, che erano solo strumentali. Ah, ecco. Quindi, diciamo che il tuo cavallo di battaglia è la musica strumentale. Sì, fino adesso era così. Però poi, siccome io anche nel secolo scorso, perché io faccio parte del secolo scorso, quando cantavo in balera, come ti dicevo prima, suonavo e cantavo in balera, ecco, allora questa mi è ripresa un pochino questa voglia di riprendere in mano questo strumento che è la voce. Uh-huh. E ovviamente sono alle prime armi, nel senso che avrò ancora molto da esercitarmi e imparare, però insomma mi metto in discussione. Ecco. E fai bene, ma cosa ti aspetti da questo album? Io, guarda, mi aspetto solo che praticamente chi lo ascolta riesca a captare dei segnali, dei sentimenti, delle cose, qualsiasi cosa, però che insomma, che esca qualcosa e che qualcuno possa captarlo. Secondo me non è difficile captare qualcosa, perché sono brani, io ecco, non dico tutto, però parte dell'album l'ho ascoltato, sono canzoni che ti entrano davvero, ti toccano il cuore. Ascolta, ma il tuo motto è arrivare dove si comincia, per caso? Sì, comunque guarda, è un motto che è venuto fuori, fa parte del testo di una canzone che c'è dentro l'album. Arrivare dove si comincia e per cominciare poi a essere. Cioè, la frase giusta è essere dove si comincia. Uh-huh. Qual è la canzone? Come si intitola? Tra terra e cielo. Tra terra e cielo, che è poi la prima canzone dell'album. Esatto, che a un certo punto dice appunto essere dove si comincia per cominciare a essere. È diventato il mio motto perché, con tutte le esperienze che ho fatto, praticamente la cosa principale, oltre al mettersi sempre in discussione e a mettersi sempre alla prova, eccetera, eccetera, è quella di avere sempre un obiettivo davanti a te, no? Ed è giusto. Quindi essere sempre dove si comincia significa quasi sempre ricominciare per poter poi andare avanti, ecco. Cos'altro bolle in pentola? Adesso vabbè, c'è l'album ovviamente da promozionare, da lanciare, eccetera, ma cos'altro c'è? O per scaramanzia non lo vuoi dire? No, stiamo programmando intanto dei mini concerti in piccoli club e anche in piccoli teatri, dove suonerò io dal vivo, canterò, ci sarà l'immancabile compagna Donella Serafini che organizza e in più sta diventando anche lei un po' attrice, quindi leggerà racconti, eccetera, eccetera, e quindi stiamo programmando per adesso queste cose qua. Poi devo dire sinceramente che sono molto entusiasta di questo disco, quindi c'ho già qualche idea per un,
per un nuovo lavoro. E quindi mi sto dando da fare anche in quel senso. Quindi bolle, bolle in pentole, voglia che bolle. Sì, ascolta Paolo, sì. Per seguirti come si può fare? Facebook, pagine, Twitter, Instagram, dove sei? Dappertutto penso. Dappertutto, ecco. Dappertutto. Come tutti insomma. Esatto. Ok, allora io ti faccio un grosso in bocca al lupo per Euritmia che vade alla grande e io ti lascio con Il sole ci sorride. Ovviamente un grosso in bocca al lupo e alla prossima. Io ti ringrazio, ringrazio tutti i radioascoltatori e il motto ormai per me è essere dove si comincia per cominciare a essere. Bellissimo. Ciao ok, in bocca al lupo, ciao, grazie. Ciao, un abbraccio, ciao. Ultimo album per